La prima, quello che caratterizzerà questo evento e che probabilmente caratterizzerà anche il futuro di questo progetto è l'aggiunta a quella sezione di opere estemporanee una importante sezione di opere da studio. Quindi Teramo diventa a tutti gli effetti un concorso d'arte contemporanea e si colloca a livello nazionale come una vetrina per l'arte contemporanea. È una sfida, è un rischio perché la pericolosità di fare brutta figura è altissima perché ci andiamo a posizionare in un segmento dell'arte in cui ci stanno davvero grandi professionisti. Noi ci mettiamo l'entusiasmo, ci mettiamo la forza, speriamo di essere all'altezza di questa ambizione. Intanto il primo risultato è che quest'anno per la prima volta superiamo le 200 opere presenti a Teramo. Il massimo era stato di 182, quest'anno superiamo le 200 opere, quindi già questo è un segnale che l'idea di portare l'arte contemporanea a Teramo non è stata un'idea sbagliata. Continuiamo a spingere, continuiamo a credere nei giovani perché la sezione di junior, la sezione dedicata ai bambini continua ad essere attenzionata, continua a crescere. È un gioco per i bambini come dovrebbe essere sempre l'arte, dovrebbe essere sempre legata all'aspetto passionale, all'aspetto ludico. E i bambini la sera del 2 avranno 2 ore per dipingere, riceveranno degli attestati, riceveranno un pennello da portare a casa, come ricordo, di un'esperienza al centro di terra, un po' da avvicinare i bambini al mondo dell'arte e agli artisti che magari dell'arte fanno un mestiere. Quindi questi sono 2 aspetti molto importanti. Poi c'è quest'anno un'esibizione che coniuga l'amore per la musica e per i colori. L'idea è nata un po' da una collaborazione con il Pale Arte di Nicoletta Dale, che qui è rappresentata, e vi ringrazio adesso ufficialmente per questa opportunità perché metteremo in centro a Teramo un pianoforte verticale preparato e un artista, Daniela Valentini, selezionata dal nostro direttivo per realizzare un'opera pittorica sul pianoforte. L'opera pittorica avrà dei rimandi alla musica, quindi ci sarà la comunicazione tra colori, la codifica cromatica sulle note, quindi ci sarà un progetto dietro che verrà presentato, verrà raccontato meglio e magari se vuoi così puoi accennare qualcosa già adesso di quello che è il tuo progetto. E questo pianoforte andrà poi a diventerà un po' un simbolo di una collaborazione che sta nascendo tra l'Università di Teramo e la Cittadella della Pace di Rondine, che porterà a siglare in ottobre una convenzione di collaborazione tra la nostra università e questa città di provincia di Arezzo, e questo pianoforte potrà diventare un simbolo di questo accordo, quindi perché la pace, il colore a rappresentare l'unione dei popoli differenti potrebbe andare proprio a collocarsi in quello che è la missione di questa città della pace di Rondine. Quindi il pianoforte, quindi la musica, la contemporanea, la sezione junior, queste sono le connotazioni particolari di questa edizione. Daniela, vuoi raccontare qualcosa velocissimamente? Che lei è la pittrice che abbiamo due volte buttato. Buongiorno. Quindi l'opera rappresenterà dei personaggi disposti in sequenza con dimensioni differenti che si toccano, si uniscono proprio a rappresentare quella che è la melodia dell'inno della gioia. Quindi questo è il progetto che lei ci offrirà quella sera e lo vedremo nascere durante la notte tra il 2 e il 3. Quindi sarà un gioco, ma sarà la musica, l'arte, e poi troveremo qualcuno magari che la suona pure il pianoforte così ci riempie di cose di note anche là. Grazie a te. Grazie a te. Quindi, più o meno ho detto un po'. Sì, immagino che
grazie per il tuo domande. Non posso che ringraziare l'associazione per me e tutti coloro che anche quest'anno hanno messo in piedi l'extemporanea. 4 anni fa, quando è partita questa bellissima esperienza, ci avevamo detto che non sarà estemporanea. E così è stato, è diventata invece un'occasione sviluppare un progetto che oggi è diventato un punto di riferimento della proposta culturale, dell'iniziativa culturale della nostra città, che coniuga la bellezza delle opere che gli artisti metteranno in campo con la bellezza della nostra città. Torneremo a vedere e vivere quindi la città e il centro storico in questo dialogo straordinario che accompagnerà ovviamente la notte tra i due e il tre. E poi il messaggio importante di questa edizione è un messaggio che inneggia e richiama alla pace, seguendo un percorso che come comunità, come città di Teramo, il dialogo con Arezzo, ma penso anche con l'università, il dialogo che qualche anno fa mettemmo in atto con la carta di Teramo, Lampedusa, in questo momento così delicato, così importante, in cui stiamo vivendo un'altra fase di difficoltà, di questa sofferenza sociale di carattere generale, caratterizza ancora di più questo segno, questa cultura della pace che attraverso l'arte, l'estemporanea, quest'anno ci consente ancora una volta di essere riferimento attraverso una vocazione culturale che fa di Teramo sempre più un riferimento nel panorama regionale. L'estemporanea è ormai un'istituzione, pertanto non posso Enzo che ringraziarvi e darci tutti appuntamento al 2 settembre per vivere insieme questa notte di colori, questa notte di cultura, questa notte nel segno della pace. Io ho due cosine velocissime da dire che sono importanti. Una riguarda un'iniziativa, quest'anno sarà istituito un premio alla carriera, che cercheremo, quest'anno inizieremo da due artisti teramani che inviteremo e quindi a cui daremo un attestato come premio alla carriera a nome dell'amministrazione comunale di Teramo e della nostra associazione. Quindi il 3 scoprirete chi sono i due artisti con cui pensiamo di iniziare questa lunga carrellata di omaggi alle nostre personalità. La seconda è questa: siccome nella sala di Via Nicola Palma abbiamo già iniziato a esporre le opere, e magari se avete piacere vi mandiamo un po' di foto, così evitate di dover andare a farle e avete modo di inserirle se avete piacere di farlo, le foto delle opere già esposte. Quest'anno avremo esposte queste 200 opere e per la prima volta vorremmo invitare la cittadinanza e gli appassionati collezionisti a partecipare anche nelle veste di acquirenti direttamente delle opere, non chiaramente considerando l'associazione come parte editrice, ma direttamente gli artisti. Quindi potrebbe nascere un incontro tra il territorio e gli artisti che portano la loro opera a Teramo. Quindi per loro aumenta la possibilità di vendere le loro opere, perché dopo tutto gli artisti vivono anche di quello. E al nostro territorio sarà l'opportunità di trovare una varietà di opere importanti, perché in un'unica sede troveranno 200 artisti provenienti da ogni parte d'Italia con cifre stilistiche, linguaggi, colori, tecniche, dimensioni molto variegate. Quindi sarà anche questo, potrebbe essere il futuro, perché in giro per l'Italia ci sono degli eventi che hanno fatto del mercato, diciamo così, in questo modo, un punto di forza. E i territori si arricchiscono di arte e diventa proprio un punto di richiamo per gli artisti di ogni parte d'Italia. Questi sono alcuni aspetti nuovi su cui speriamo di poter poi lavorare insieme negli altri anni. Scusate un po'. Grazie. Chiacchierò troppo. Se ci sono delle domande.